si fa? Che schifo, un insetto! Un insetto? Oddio, mi sto bagnando tutta! Mannaggia, ma come si svita? Ciao amici, non vi avevo visto. Vi siete chiesti perché sto cercando di levare la ruota? Beh, ve lo dico io, perché devo fare l'esercizio alla mamma. Ora vi spiego. Aiuto! Non si stacca. Amici, basta! Ho il fiatone! Ora mettetevi comodi, però prima guardate le mie mani. Tutte nere! Che schifo, non posso toccare niente. Però prima mettete mi piace, da 1000 mi piace, non uno, ma 1000, e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Che schifo! E sapete perché sono vestita così? Stivaletto, pantaloni militari, perché diventerò un militare! Un militare, il capo dei militari! La militare. E la mamma sarà quella lì in prova, sì. E io sarò la sua istruttrice, diventerà grande, forte e alta, perché ora è nana. Quindi... sì, diventerà così. Ma la cosa più importante è che sono le 7 di mattina, io sono sveglia, la mamma è ancora a dormire! Quindi andiamo a svegliarla! Se si sveglia, perché è difficile che si svegli. Mamma! Casa! Mamma! Mamma sveglia! Mamma! Mamma! Chi è? Che ore sono? Chi? So! Che vuoi? Sveglia! Sveglia! No, io non sono sufficiente, sono il capitano! E un, due, tre, marcia! Dai, su, muoversi! Marcia! Marcia di capo! Ma sono le 7 del mattino! Ma cosa mi sveglia a quest'ora? Marcia nel capo c'hai! Oddio, volevo dormire, è domenica! Perché? Veloci, sugli attenti! Alzati! Che se no ti sparo! Ti sparo, io sono il tuo capitano! Non ho paura di usarla! Non mi sparare! Sugli attenti! Cosa dobbiamo fare però? Io sono in pigiama! Addestramento esercito, sei con me come io sono il tuo capo. Mamma, sento odore di puzza, hai fatto una puzzetta? No, non ho fatto la puzzetta. Sei sicura? Sono sicurissima. Ma se sei intanto nell'esercito, allora cos'è questa puzza? Non lo so, forse i fucili. Può darsi. Dai su, muoviti, ti devi vestire come un militare. Tutta... il fischietto ce l'ho solo io, È mio, il mio fischietto. Anche l'arma letale. Te devi vestiti, non puoi andare in pigiama. Veloce, muoviti. Va bene, mi vesto. Però vieni qua vicino. Dato che tu hai detto che quella è l'arma letale, ma è l'arma letale perché è una sparapuzzette. Nel senso, dato che puzzicchiavi, sentivi di puzzicchiare da qualche parte, io pensavo una sparapuzzetta. Così, tanto per sapere se mi devo preparare con il tappo per il naso. Bye.
basta scherzare, devi essere serio. Sei un militare. Quindi, ora andiamo. Dai, su. Chiedevo, va bene. Sulle attenti, andiamo, caporale. Andiamo, dove andiamo? Cosa mi metto? Vabbè, cerco qualcosa. A dopo. Adesso inizia il tuo allenamento. Il mio? Proprio il mio? No, non c'è qualcun altro che lo vuol fare? No, tocca a me. Va bene, il mio. Cosa devo fare? Sei pronta? Sì! Non sei pronta? Non mi interessa. C'è del senso. Non sarei proprio pronta, eh? Però... se lo devo fare, si fa. Beh, con calma, eh? Con calma, tranquillità. Un riscaldamento un po' soft, perché sai... La mia povera schiena, cioè, sono un po' vecchia, io gli allenamenti quelli dei militari, magari un po' tipo schiena dolce, sai, quelli tipo Sì, ma che schiena dolce, schiena sana. Oggi diventerà un allenamento fortissimo, con dei muscoli giganteschi, bella e forte, non con la schiena sgranchire, no! Super allenativo! Marcello, sai? E c'hai un po' ragione! Sembra di avere un budino al posto dei muscoli! Così! Cioè, vabbè! Da dove si inizia? Fammi vedere sto percorso! Già mi ho paura! Mi farò... Il tuo percorso inizierà da qui! Per essere un vero militare super forte dovrai farti questi segni. Guarda. Così e così. Pronta? Diventerai un vero militare! Ecco, così si fa! Ma questo? Questo schifo! Ma devo proprio! Vabbè. Va bene? Anche un pochino qua, ecco. Sì. Le mani tutte sudice, dove mi posso pulire? Cioè, nel senso, che schifo. Ok, ora ti spiego cosa dovrei fare. Dovrei far rotolare la palla. 1, 2, così. No, però da seduta, solo che io sono spaticata. Così, tutto un po' zigzag, un po' così, fino a qua. Capito? E per secondo, come vero militare, dovrai far la trave un po' più grande, in equilibrio con il cesto in testa, senza tenere, però io lo tengo. Ta-da! Terza prova, qua dovrai tirare tanti pugni, come un vero bozzista, anche se sei un militare, va bene lo stesso. Senza tirarli all'albero, se no ti fai male. E senza rompere niente. Su, ora ti voglio vedere strisciare. Su, sotto, fino alla in fondo. Tutta sotto la rete. Tutto il percorso. E sbucare da qua. Ora andiamo all'ultimo percorso, il più difficile, il più potente. E ora l'ultima prova, super pericolosa e super forzuta. Dovrai fino là in fondo portare una ruota di un camion gigantesca e pesantissima, più pesante di te. Eccola! Ruota? Di un camion? Sofì, ma è la ciambella che usi al mare! Ma è gonfiabile! Ma dov'è la ruota del camion? Cioè, a me mi va bene perché è leggera, però, cioè, io mi aspettavo chissà che cosa, cioè... Vabbè... Quella c'avevo, mamma! E mica posso smontare la ruota di un camion! E dove lo trovo il camion, scusa? Questo, se no me la compri tu! Questo non è la mia ciambellina. Che bellina. Al mio 3,
Uno, due, tre, via! Ma dov'è la palla? Me l'hai lasciata lì la palla! La palla! Pallina, torna qui! Di qua, di qua, di qua! E ora dovevo andare? Ah! Dovevo andare in equilibrio! Sì, ma perché ora c'è l'acqua? Te prima l'acqua non l'avevi! Allora, Dio, e una, ma Dio, mi sto bagnando tutta. Allora, devo saltare. Uno, due, tre. È caduto il secchio? Vabbè, lascia lì. Andiamo. Allora, uno, due. Più forte! Questo mi piace! Sì, ma devi farlo lì, no? Sei no one! Ah no, questa è un'altra cosa! Dai, dai! Basta! Cosa dovevo fare dopo? Il passaggio nel fango! Andiamo! Dai su, muoviti! Ho toccato! Oh, che schifo, un insetto! Un insetto? Sì, Marta, l'ho schiacciato! Dai su, sono sotto! Che aveva tutta la tasca dentro! Ce la puoi fare! Ce l'ho fatta! Togliti che almeno esco di qui che c'è pieno di insetti! Che schifo! Ciao, è andato bene? L'ultimo percorso! Ah, è leggera? Issa! Faccio un po' di scena, amici, perché sennò la Sophie si arrabbia. Ti stai faticando, vero, Ce l'ho fatta! Ho finito il percorso! Vado via! Ciao! Basta, lasciami qua! Scappo! Ehi, dove stai? Vieni qua! Sono rimasta incastrata! Cosa stai facendo? Hai rotto tutto! Ciao! Ehi tu, dove stai scappando? Amici, è scappata l'allieva! Vabbè, iscrivetevi al canale, lasciate tanti pollicioni e attivate la campanellina!